Sesta corsa, il centrale, il Premio Sardegna, un miglio per soggetti di buona categoria di 3 anni che si contenderanno i 18.700 euro del premio. 9 al via, prima fila per Marmio, Melun, Mandragola PL, Mago Merlino LP, Miro LJ, Mario Emidi, Milano OK e Miele d'Alfa. In seconda fila, solitario Mike degli Ulivi. C'è Gaetano Di Nardo su Mago Merlino LP in luogo di Giuseppe Ruocco e Lucio Becchetti in luogo di Enrico Bellei su Miele d'Alfa. Proprio Miele d'Alfa parte discosto dalla macchina e alla chiusura delle ali il più veloce sembra essere Melun, che assume il comando delle operazioni, ma deve subire il rientro all'interno di Marmio, che poi si accoda e finisce con lo sbagliare, lasciando al comando Melun, seguito da Mago Merlino LP, quindi Mandragola, e via via gli altri 13 e mezzo, i primi 200 metri, che sullo slancio consentono a Melun di acquisire almeno 3 lunghezze di margine, quando il primo quarto, ovvero i primi 400 metri, sono andati in 28,3. Melun al comando, davanti a Mago Merlino LP, quindi Mandragola PL, poi il Milano OK, e dalle retrovie l'avanzata di Mike degli Ulivi, che si trascina a Miele d'Alfa, chiude il gruppo Marmio. I 600 sono andati in 4:35,1 in rallentamento logico da parte del Battistrada, che continua comunque a impostare le cadenze ritenute più congeniali. Gli 800 vanno in 1 minuto e 9 decimi, con un paletto in 15,8 e Melun comunque al comando, mentre dalle retrovie ancora non si scopre nessuno. C'è sempre Mago Merlino LP ad inseguimento, quindi Mandragola e poi dopo via via gli altri con Mike degli Ulivi, che prova adesso ad accorciare il gap seguito da Miele d'Alfa, ma non guadagna il treno esterno sulla cadenza imposta da parte del Battistrada, che si mantiene ancora sollecita. Melun, che affronta la curva al comando, ora si scopre in terza Miele d'Alfa, seguito anche da Mario Emidi. Addirittura d'arrivo con Melun, che l'affronta da leader davanti a Mago Merlino LP, che deve ora grintuzzare Mandragola. Melun, che sembra un po' stanco, ancora al comando su Mandragola. Mandragola che si porta sul battistrada. Melun e Mandragola. Melun si salva davanti a Mandragola PL. 1:59,1. 1:14,4 la distanza, la media cronometrica al chilometro per Melun, figlio di Daguerre Rapide, Pasquale Esposito Junior, che è riuscito nel finale a contenere lo sforzo estremo di Mandragola PL, che ha accorciato di molto lo svantaggio, ma non è riuscita a coprire completamente quello che era stato il battistrada sin dalle battute iniziali della corsa. Nelle immagini rallentate, ancora un testa di vantaggio per Melun, mentre per il terzo probabilmente Miele d'Alfa è riuscito ad avere la meglio su Milano OK. 2:37 l'ordine d'arrivo della sesta di Tor di Valle. Scusa, 2:38 l'ordine di arrivo della sesta di Tor di Valle.